in diretta da Coin, via Scarlatti, su Radio Amore Napoli. Rieccoci in diretta, ben ritrovati a tutti amici di Radio Amore Napoli, io sono Ivan Scudieri e soprattutto siamo all'interno della vetrina di via, siamo proprio in vetrina, fisicamente in vetrina. Grazie ragazzi, siete state molto carine. Ciao ragazzi simpatici, siete davanti a noi. E perché? Perché stiamo esultando per un evento che è straordinariamente riuscito, possiamo dirla tutta, dai. Cinzia Del Giudice, ben ritrovata, consigliera della municipalità Renella Vomero, ben ritrovata su Radio More Napoli. Ciao Ivan, grazie per avermi ospitato, e una bellissima serata stasera, si sono organizzati tantissimi eventi in tantissime piazze della città e hanno collaborato a questa attività tutte le scuole, tutti gli studenti parteciperanno con i loro segnali positivi, sono stati infatti distribuiti a tutti gli studenti i segnali positivi da esibire durante la manifestazione: baciare, leggere, giocare, donare, parlare, abbracciarsi, sentire, quindi tutti con queste palette, ognuna con la sua peculiarità. Ci sono scuole che hanno organizzato spettacoli, altre in particolare hanno organizzato delle mediazioni culturali tra i vari soggetti, ci sono migranti, ci sono paesi, ci sono persone di altri paesi, dove loro spiegheranno e si confronteranno con le loro culture, i loro cibi, i loro cibi. A microfoni spenti mi parlavi di un clima di grande coesione, ovviamente all'interno dell'organizzazione di questo evento, soprattutto da una parte, diciamo, della nostra città. Vuoi ribadirlo al microfono? Sì, sì, l'entusiasmo è montato tantissimo, soprattutto in una parte del Vomero Renella, che normalmente non viene coinvolto in queste attività, che è Rione Alto. Si sono sentiti così inorgogliti di questa manifestazione che praticamente i commercianti, le scuole, i cittadini hanno fatto corpo comune per organizzare degli eventi tutti insieme. In diretta da Coin, via Scarlatti, su Radio Amore Napoli.